Il direttore Grillo mi ha pregato di intervenire. Io sento una voce che. Sì, è c'è un ritorno. Cercando di rispondere. Sì. Mi ha pregato di intervenire in quanto la Direzione Generale per le Protezioni Ambientali è la titolare dei procedimenti di VIA nazionale. Procedimenti di VIA nazionale da cui, come sicuramente sapete perché siete i maggiori esperti italiani, originano una serie di attività legate ai trapianti di posidonia. Molto brevemente, questa è una premessa doverosa che dobbiamo fare, che cosa? No, beh, lo sento sempre, ma non fa niente. È quella sugli obiettivi sul lavoro della Commissione di Via Nazionale, Via VAS, che si occupa di valutazioni ambientali, quindi di progetti, programmi con finalità assicurare l'attività dell'uomo sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile nel rispetto, certo che non è che si sente, forse è meglio, io posso anche urlare, guardate, Non si può no, non si può, per lo streaming, no? ok, Allora vediamo se ci riesco. Quindi il procedimento di VIA accerta la compatibilità ambientale di un'opera. Gli ambienti sensibili sui quali noi poniamo particolare attenzione al fine di valutare gli eventuali effetti negativi che possono essere causati dalla realizzazione dei progetti sono aree protette e aree non protette, nelle quali sono presenti specie che sono anche loro protette da direttive nazionali o convenzioni internazionali. Quindi molto spesso abbiamo a che fare con opere in mare, e per opere in mare adesso vedremo, sarò abbastanza pragmatico, vi farò vedere solamente alcuni esempi in cui diciamo, siamo intervenuti, senza andare a fondo chiaramente ai trapianti, perché gli specialisti dei trapianti siete voi. Quindi molto spesso abbiamo a che fare con opere che presentano interferenze con specie protette, e in mare. La specie protetta con la quale abbiamo sempre a che fare è la Posidonia oceanica, in quanto vicino, in quanto presente in vicinanza della costa e su bassi fondali, dove. Una fatica, Sì, anche padre, questo ci coso che. scusiamo, ma È presente in bassi fondali dove. Naturalmente approdano, non so, dai cavi elettrici ai gasdotti, diciamo, le maggiori interferenze in genere ce le abbiamo su bassi fondali. Non è solo la Posidonia oceanica, naturalmente, che come specie protetta, è inutile, tralascio quali sono, diciamo, le caratteristiche della Posidonia, perché naturalmente sono ben conosciute. E quindi ecco, quindi quello che dicevo prima, il compito della Commissione è eliminare o ridurre l'interferenza con delle opere che vengono presentate allo Stato. Allora, quindi il compito della Commissione, come dicevamo, è quello di eliminare o ridurre le interferenze delle opere parlando di questa specie, con la Posidonia. Questo come viene fatto? La via, diciamo, preferenziale e obbligatoria è quella di farla in fase di istruttoria di un progetto sottoposto a via attraverso una richiesta di integrazione. La richiesta di integrazione che deve tener conto, c'è da dire che molto spesso i proponenti non tengono in grande conto il fatto che si possa interfer che interferiscano con questa pianta, in quanto viene un po'. Riconosciuta come una semplice alga più che una pianta con tutti i vantaggi che noi ben conosciamo, quindi non gli viene data l'importanza che ha in effetti. E quindi diciamo, ci troviamo di fronte a proposte che presentano in fase iniziale perlomeno una quantità di interferenze notevoli. Quindi,
Tra le richieste di integrazione che vengono fatte inizialmente c'è appunto l'analisi di alternative, alternative di tracciato, alternative di esecuzioni, varianti localizzative. Adesso qui ci stanno scritti alcuni esempi, adesso ve li faccio anche vedere dopo con qualche diapositiva. L'analisi di soluzioni tecnologiche che sono migliorative, il microtunneling è una di quelle che diciamo, consente di non attraversare la prateria, perché insomma questo va detto, dispiacerà a chi fa i trapianti naturalmente, ma noi preferiamo sempre di evitare i costosi trapianti e di trovare soluzioni che evitino o eliminino al massimo l'interferenza con la pianta, quindi non escluso anche il passaggio sotto alla prateria con le tecniche di TOC. Andando avanti, diciamo le altre, come ridurre o eliminare l'interferenza, si fa anche in fase di approvazione del progetto attraverso il quadro prescrittivo. Un quadro prescrittivo che è orientato a ridurre ulteriormente l'impatto e a mitigare quelle che sono le operazioni che vengono fatte sia in fase di, soprattutto in fase di cantiere. Quindi ottimizzazione della localizzazione dei tracciati, degli impianti, soluzioni tecnologiche operative. Ci sono una serie di esempi che adesso magari alcuni di questi li vedremo molto velocemente e che voi, alcuni di voi conosceranno perché tra di voi ci sono alcune facce note che sono colleghi che aiutano anche il Ministero Ambiente nelle fasi di preistruttoria. Il Poseidon, il Galsi, il tracciato elettrico in Italia-Malta, i gasdotti di Ischia, di Procida, gli impianti eolici offshore, ecco questi sono i progetti e non sono pochi e non sono anche, e sono anche abbastanza rilevanti che ultimamente sono anche in fase di realizzazione, alcuni presentano le interferenze. L'ultimo aspetto è quello che sempre in fase di istruttoria e che noi poi, qualora non riusciamo a eliminare l'interferenza, è la compensazione, quindi il trapianto. Si compensa un habitat sottratto con il trapianto di questa pianta in un'altra area che vedremo deve essere caratterizzata per avere delle caratteristiche di compatibilità con l'area di provenienza. Queste vabbè sono cose abbastanza, ne ho già parlato, della TOC, adesso vediamo qualche esempio concreto che forse è meglio. Questo per esempio è il lavoro che è stato fatto diciamo sull'elettrodotto Italia-Malta. Intratteggiato era il tracciato dei cavi presentato con l'istanza di via, che diciamo è vero che attraversava Posidonia, ma naturalmente quando vedete quell'area libera sulla vostra sinistra che dice vabbè ma perché non siete passati là, non si poteva passare là perché c'erano interferenze importanti con altre opere, quindi lì non si poteva passare. Il tracciato proposto attraversava in maniera un po' più importante la Posidonia e aveva diciamo soprattutto la cosa importante era stato quello che vi dicevo prima, che non viene data l'importanza che non viene data a questa pianta, perché era addirittura presentato uno scavo in sezione, uno scavo a cielo aperto, che quindi diciamo, avrebbe diciamo, eliminato una consistente parte della prateria. Quindi il lavoro che è stato presentato, il progetto presentato era quello intratteggiato, in linea rossa continua, e vediamo quello. Il tracciato dei cavi che è stato modificato poi con la richiesta di integrazione, con la modifica del progetto, quindi c'è un'interferenza minore proprio con la prateria. In più non c'è più lo scavo a cielo aperto che avrebbe eliminato una parte consistente, c'è posa diretta.
del cavo. C'è un tracciato che prevede anche la TOC, ma nella parte, diciamo, dove si entra qui, dry exit sarebbe l'entrata della trivellazione del microtunnel a terra e l'uscita è diciamo a margine della prateria, con tutti gli accorgimenti che voi conoscete, che comunque fanno parte delle misure di mitigazione per uscire con una trivellazione orizzontale canalizzata. E questo è il classico esempio di come in fase istruttoria, rispetto a un progetto presentato che prevedeva un'interferenza importante con la Posidonia, buongiorno direttore, è stato in parte risolto con la richiesta di integrazione, e che naturalmente è un quadro prescrittivo adeguato all'occasione. Qui è previsto il trapianto di Posidonia, trapianto che però, come vedete, è relativo a quella fascia che interferisce sulla zona verde scuro, però parliamo di posa di cavo e quindi il trapianto sarà un trapianto che verrà fatto a ottobre, dall'altro. Questa è una diapositiva che voi conoscete bene, ecco, ma questa qui poteva essere fatta vedere anche prima, e la diciamo, difficoltà ad operare, in quanto su tutte le coste, per esempio questa è la regione Puglia, c'è una parte consistente dei primi metri di battigia che è colonizzata dalla pianta. Vediamo un altro esempio, questa è la TAP, che è un'istruttoria ancora in corso e sulla quale in effetti non vi so dire. Questo è il tracciato che per adesso c'è, poi vediamo un attimo che cosa succederà in seguito. È il tracciato che è stato diciamo, in parte diciamo, proposto, in parte poi è stato rivisto, ma che tutto sommato è quello che consente la minore interferenza. È un'area di costa in Puglia, questa qui, stiamo vicino a Brindisi, vicino a Melendugno, anzi, vabbè, insomma, vicino a Lecce, dove la Posidonia colonizza quasi tutta la costa, per fortuna, e quindi non c'era, diciamo, alternativa possibile se non una, e sono tanti metri dalla battigia, perché parliamo, questo qui è un microtunnel, credo che sia il microtunnel più lungo che sia mai stato fatto sinora in Italia, sicuramente forse in Europa, perché parliamo di un microtunnel che da terra parte e arriva a circa un chilometro. Quando sarà fatto, se sarà fatto, perché ricordo questa è un'opera che è ancora in via di ancora in istruttoria. Qui non c'era modo di eliminare l'interferenza, si sarebbe potuto passare naturalmente con una posa del cavo a cielo aperto sulla una posa del cavo sulla prateria, ma la prateria interferita sarebbe stata veramente una quantità importante, tanti metri quadri. Sempre parlando di queste, diciamo, del microtunneling, che è importante perché ti consente di evitare totalmente l'interferenza, naturalmente ci deve essere la possibilità stratigrafica di andare col microtunnel, perché ci stanno delle zone in cui tu non riesci ad andare. Queste sono trivellazioni che vanno 30, 20, 30 metri sotto il terreno, se non ci stanno le caratteristiche stratigrafiche non puoi andare. Quindi, sempre tenendo conto che ci siano quelle stratigrafiche compatibili, questa tecnica ti consente di evitare completamente. Questa, per esempio, è un'uscita da una prateria, un'uscita da prateria che, ricordo, si fa sempre lasciando una zona di buffer piuttosto importante, in modo che ci sia un controllo perché c'è una serie di fanghi che escono quando esce la testa della trivella, per cui, diciamo, il controllo da parte sia dell'operatore subacqueo, che con tecniche anche di monitoraggio strumentali, il controllo della turbidimetria, delle correnti, eccetera. Insomma, si cerca di farle in condizioni ideali, naturalmente con navi che poi devono, una volta uscito il cavo, prendere questo cavo e trainarselo fino, chissà, magari a Malta, e quindi si cerca sempre di operare con
tecniche che, per esempio, le navi che non abbiano ancoraggi fissi, ma quindi questi con gli ancoraggi quelli dinamici, in modo che non ci sia, diciamo, questo è un caso tipico, diciamo, di un'uscita. Questo è un altro esempio, che io vi parlo di un po' di esempi che abbiamo trattato noi, ne trattiamo una certa parte, poi diciamo a livello anche di iniziative regionali o di iniziative di altro genere ce ne saranno altre. Questo è il gasdotto di Ischia che presentava anche lui un'interferenza importante, interferenza che è stata risolta con dei trapianti, in questo caso, trapianti che... diciamo, le cui ottemperanze le verifichiamo sempre noi come Ministero e che ad oggi devo dire danno delle... ho visto anche il collega Scardi nella presentazione, darà delle informazioni che voi tutti già conoscete. A noi risulta che questo progetto abbia avuto un importante successo di crescita. Questo è un altro esempio in cui vedete a terra, questo è il Golfo di Manfredonia, questo è un impianto che per adesso non si è fatto, che comunque è un impianto che è andato in istruttoria, e non è stato realizzato per una serie di problemi, addirittura non c'è ancora il decreto, ma insomma comunque è andato in istruttoria e vedete a terra un paio di alternative, dei tracciati sui cavi onshore qui, che poi proseguono naturalmente per arrivare sino al campo eolico a mare, che è posizionato dove stanno quelle macchiette rosse. Il verde era una prateria di Posidonia importante, molto importante del Golfo di Manfredonia. Si è trovata un'alternativa esterna alla, quindi un cavidotto onshore che sbuca in approdo all'esterno della prateria di Posidonia, che consente poi il collegamento alla sottostazione elettrica che è centrale, quindi non si poteva neanche passare da qua, che è centrale del campo eolico offshore. Capite bene che tutte queste cose hanno, specialmente quando parliamo di per esempio di cavidotti a terra che poi devono dall'approdo devono andare alla stazione o alla sottostazione elettrica, che non è che stanno sulla spiaggia le sottostazioni elettriche, quelle importanti, attraversano decine e decine di chilometri, comuni, torrenti e via di seguito, quindi diciamo le cose le alternative purtroppo sono spesso complicate, in questo caso più per la parte a terra che per la parte a mare. Questo è un altro esempio, gasdotto di Procida, addirittura questo qui è un altro esempio diverso rispetto agli altri, è partito con queste Procida, questa è Bacoli, quindi la terraferma, arrivava il progetto prevedeva l'arrivo al porto, a sinistra del porto, di questo metanodotto, con una importante interferenza sulla Posidonia, che naturalmente diciamo che in fase iniziale non era stata risolta con tecniche alternative, in fase diciamo invece fase di prima dell'inizio dei lavori praticamente, e grazie a un quadro prescrittivo abbastanza completo è stata verificata la possibilità di andare in trivellazione, quindi con delle indagini stratigrafiche importanti, di andare in trivellazione in microtunnel, e quindi è stata evitata tutta una zona che era destinata ai trapianti e si è passati con il microtunnel. Quindi questa è una cosa che è stata adesso finito, sì. Conclusioni, vedi. A quello che a noi risulta dalle nostre istruttorie, dai nostri procedimenti, in generale i trapianti che abbiamo trattato e che sono diciamo al terzo o quarto anno di monitoraggio o anche di più, in caso di Civitavecchia, insomma ce ne stanno diversi, hanno avuto tutti dei successi abbastanza percentuali di successo notevoli. Il manuale che io ho visto ieri pomeriggio è sicuramente uno strumento importantissimo, strumento molto importante anche per la Commissione, in particolare perché ho visto che
vengono trattati dei casi anche un po' particolari. Io qui li ho segnati, ma sono i casi più critici, quelli, non so, di aree degradate, inquinate. Parlo, non so, per esempio di porti, per esempio, dove ci sono delle problematiche completamente diverse di Ragusa, dove abbiamo visto il tracciato elettrico, o del Golfo di Manfredonia, le compatibilità con le aree di trasferimento. E quindi, diciamo, quello che vi posso dire è che questo manuale sicuramente aiuterà la Commissione, in particolare per i casi dove quelli, chiamiamoli, più spinosi, cioè dove saranno trattate o sono trattate delle aree particolarmente critiche, o delle modalità di compatibilità tra area di espianto e area di reimpianto particolari. Io vi ringrazio. Grazie a te.